Salve a tutti gente e benvenuti nel regno videoludico di Valfer Games. Io sono Valfer, il signore dei giochi, e bentornati su Paraworld. Allora ragazzi, questo bellissimo gioco che vi avevo proposto per ringraziarvi di aver raggiunto l'obiettivo dei 1000 iscritti, ne incominciamo una serie ragazzi. Dovremo affrontare un'avventura epica con una colonna sonora veramente mozzafiato, con tanta sofferenza e tante bestemmie sottovoce. Quindi iniziamo la campagna. Allora, nei guai, capitolo 1. Non badate agli altri ragazzi, io ci ho giochicchiato un pochino così per ricordarmi com'era il gioco. Nei guai, inizia missione. Allora, se non siamo al campo d'addestramento, chi ha portato qui tutti questi cannibali e serial killer travestendoli da cavernicoli e armandoli? A volte penso che l'intero mondo sia impazzito. E lo sono io. Chi può dirlo o non fare niente tutto il giorno? Solo un bel barbecue sul fuoco da campo o mi siederò in una cella imbottita e mangerò zuppa tutti i giorni? Ma se non fossi impazzito? Se Ada fosse qui avrebbe qualche idea. Anzi, lei saprà tutto perché mi ha portato qui, perché mi ha salvato. Perché non ha detto nulla di questo posto, di questo modo? Parco dei vichinghi, già, sembra più la città degli incubi. Scusate ragazzi il mio italiano, però tra leggervi qui e mentre ascoltare la voce in inglese mi confondo. Inizia missione. Allora, già la cosa insolita, iniziamo bene. Un animale preistorico nei tempi d'oggi, quindi nel mondo parallelo nostro. Questa colonna sonora ragazzi all'epoca era il top del top. Questo gioco aveva avuto un boom di vendite che neanche GTA 5 Skyrim hanno avuto ragazzi nel lontano 2006, poco prima che morisse la casa costruttrice, credetemi. Casa costruttrice tra l'altro ragazzi è morta perché per propria iniziativa si è fregata i soldi delle vendite e poi è scappata praticamente. Un gran peccato. Tell me, how may I be of assistance? Your society, the Seas, the exact... Yes, I know. Ci sono tutte le statuine dei soldati di Paraworld, anche gli animali imbalsamati, le armi, your che figata. Your society is reputed to be somewhat generous in funding novel scientific research into the world as we know it. And we need that kind of support right now. Ok, questi tre individui, a parte il tizio in nero, sono i tre eroi che noi comanderemo durante l'avventura, ragazzi. Questo qui teoricamente dovrebbe essere il cattivo, una cosa del genere, non ricordo. According to the DNA analysis, they're from a triceratops. Yet my samples were less than 70 years old. As I mentioned, I'm a geologist. And well, I'm here because while doing some stratigraphic fieldwork, I discovered rock layers from three different geological ages. The strata were woven together like the ponytail on that shrunken head over there. And if I may say so, sir, during my latest research into astromechanics, I've collated data showing immense irregularities within the gravitational fields. This can only point to one conclusion. There is a second world out there. To be perfectly honest, sir, you are our last hope. Mio Dio, gli occhi strani, we have to continue amico. Our work. Tu sei we shall brutto, need proprio. Your support. Well, we could show you a few things you might find quite instructive. Ada, would you have time to take our esteemed colleagues on a tour? Why, of course. I'd be delighted. Please, come with me. Ok, siamo in un aereo. E che aereo pure? Welcome aboard. Perdonatemi il colpo di tosse, ragazzi, ma non sto molto bene ultimamente. Well, well, the pleasure's all mine, miss. Oh, please, call me Ada. All of you. We're all going to have such an incredible time together. On the subject of time, Miss Ada, precisely where and on what will we be spending all this time? First of all, we're taking you to a training facility where you can prepare for the expedition. Can we finally have some details on this expedition? Dovremmo entrare nella cassa That's per la spedizione. I'd rather not reveal as yet. But I can tell you this much. We'll be reaching our target area in about 6 hours. There, our jump box will be released, and shortly thereafter, we will arrive at the actual training camp.
Excuse me, please, but what exactly is a jump box? That object, over there. You mean the crate? If that's what you want to call it. I don't like this. I'm not really into being thrown out of airplanes in a wooden packing crate. What's up, Stina? Haven't you got any sense of adventure? If I wasn't before, now I'm here for strictly professional reasons. And what do we need a jump box for? Not sì, una jump box. Dobbiamo entrare dentro e saltare giù. Sì, l'ho capito. Oh, però i nostri eroi non sembrano tanto convinti di farlo. Using separate parachutes, that's all. Somehow I still don't relish the idea of jumping out of the plane in that box. Yo, baby, I'd be happy to hit that crate with you anytime. E va bene. Andiamo. Everybody hold on tight. We're ready to roll. Way, spediti come un pacco postale, esattamente come fanno quelli di Amazon, ragazzi, e spediscono proprio così i pacchi. Però è già strano che siamo volati dentro una sorta di tempesta che ci ha portato a Paraworld. E questi chi sono? Ladies and gentlemen, welcome to Viking Park. Viking Park. That's making an entrance. Neanche Jurassic Park, Viking Park. Ok. E cosa succede durante la notte? Perché questa misa di spia doppio giochista, mi sa? Chi cazzo c'è dietro di lei? Chi è questo tizio in divisa militare? At the appointed time, the Lord shall return. David, what are you doing here? Ada, the new recruits will be arriving tomorrow. Con lo stemma di un pugno di ferro. Must be gone before they arrive. I don't care how you do it, just as long as it gets done. Sembra un generale di alto grado dell'esercito, una cosa del genere. Anthony, wake up. Oh, Ada, I thought you'd never ask. We have to get out of here. I don't know, baby. This is all happening so fast. Sì, non è venuta, non credo sia venuta per fare le cose dolci. Later. We have to go. You wake Stina and Bella and we'll meet down by the water, okay? Ok, dobbiamo tipo scappare, una cosa del genere. Ah, che bello, il sogno di tutti, una bella crociera nel mare in tempesta, ragazzi. Con una bagnarola veramente stupida. Io se fossi loro mi sarei domandato chi cazzo me l'ha fatto fare. Addio, in mare. Però siamo sopravvissuti o siamo annegati? Mi sa che siamo sopravvissuti. Per pura grazia divina siamo sopravvissuti. Sì, siamo sopravvissuti. Ok, alzati prima che qualche velociraptor venga a divorarti. Non so perché ha la faccia da attore che potrebbe fare Wolverine, anche come taglio di capelli. E ci troviamo su un isolotto. Ok. Ogni personaggio eroe, ragazzi, come Anthony Cole, il nostro protagonista, ha le sue abilità. A destra, sopra la minimappa, possiamo vedere alcune delle abilità, ragazzi. Ad esempio, al primo grado, come ora, è un'unità molto forte perché ha molti PF, molti punti vita, già ne ha 1000. Al secondo livello aumenta il danno inferto dalla fanteria vicina. Al terzo arma speciale fucile, quindi sbloccheremo un'abilità da usare in combattimento solo con lui.
Al quarto grado il popolo dei Norsemen riceve il Berserker, i Dust Strider ricevono l'Ariete e il clan del Drago riceve il Lottatore di Sumo. Questi sono dei bonus in base al popolo che noi scegliamo di usare quando utilizziamo questo eroe con quel popolo. All'ultimo grado, il quinto proprio, aumenta i PF della, della fanteria, quindi i punti ferita. Ok, andiamo. Che sta succedendo qui? Cosa diavolo era quella bestia? Prima combattiamo, poi ci pensiamo, ecco, uccidiamolo. È un Dilophosauro, animale aggressivo, attacca se vede il nemico carnivoro piccolo. Ok, distruggiamo il nido, se no ne incominciano a spawnare altri. Forza, forza, distruggi. Appunto ne è spawnato un altro. Eliminalo. Anzi, fa già anche un bel danno, 25 danni facciamo. Questo che cos'è? Un guerriero. Ok. Seguiamolo. Che coraggio, grazie dell'aiuto. Non è niente, amico, ma che razza di mostro era? Dopo il mio villaggio è sotto attacco, vado. Aiutiamoli. Morite tutti, bastardi maledetti. Quindi il nostro eroe combatte utilizzando due spadozze. E guardate con che foga combattono questi guerrieri. Ok. Hai combattuto bene, grazie dell'aiuto, guerriero. È stato un piacere, amico. Una cosa però, i miei compagni sono scomparsi, sai dove trovarli? Allora, dovresti inseguire chi ci ha attaccato. Spesso hanno rapito i miei guerrieri. Forse tengono prigionieri anche i tuoi compagni. Ok. Quindi è da vedere se funziona. Ok, vado a liberare i tuoi fratelli e le tue sorelle. Spero di trovare anche i miei amici. Ok, io do una mano a te e tu dai una mano a me, va bene? Ok, e ora possiamo reclutarli, infatti ci seguiranno. I guerrieri hanno accettato di seguirti, ti aiuteranno a trovare Sheena e Bela se li aiuti a sconfiggere i nemici, ovviamente. Dobbiamo sconfiggere, così sblocchiamo anche i lancieri che si uniscono a noi. All'attacco, carica. Ok, eliminateli così, perfetto. Eliminate anche questo guerriero del cacchio che mi sta un po' sulla ciolla. Eliminate quest'altro qui. Nel frattempo io faccio pure di livello, così facciamo più danni ed è più resistente il nostro eroe. Come vedete ragazzi, di lato ci sono i livelli con i quali noi possiamo tenere i lavoratori, i vari soldati, animali e così via. Ok, eliminalo. Eliminatelo. Perfetto. Eliminiamo gli ultimi, così salviamo le guerriere qui. La carica. Possiamo salire ancora di un livello. Perfetto. Eliminiamoli tutti proprio. Possiamo dare un colpo di fucile, abilità che dimezza i punti ferita. Beccati una fucilata dritta in faccia, amico. Proprio pam, e te morto. Ok. E abbiamo salvato pure loro. Allora dovremmo andare da quelle parte. Di qua non c'è niente. Ok, quindi dobbiamo scendere di qua, va bene. From level 3 onwards, allora, ma sì, da questa parte, ok. Vedo degli Smilodon, quindi ti grozzi dai denti a sciabolazza. Oh cacchio, ci è mancato poco che ci schiacciasse. Ah ok, qui c'è l'altro eroe. Perché quegli Smilodon se la prendono con quello? Che perché è diverso di colore, questi sono razzisti. Ok, eliminiamoli allora. Questo che è più ferito lo eliminiamo per primo. Eliminiamo l'altro. Ok. Perfetto. Allora, fermi un momento. Stina, salimi di livello. Ok. Al momento non ha alcuna abilità perché questo eroe non è completo. Dovrebbe stare in groppa a uno Smilodon, come è giusto. Vediamo se ci arriviamo. Ok, eccoli qua, ce n'è tre. E pure il nido. Quindi eliminiamoli tutti. Ok, forse eliminiamolo in fretta. Non è che sta morendo. Sure is. I'll just stop them before they can do any more damage. Get them. Don't forget the nest. Ok, forza così.
Eliminateli, dai. Sono parecchio resistenti, mannaggia a loro. Non li facevo così resistenti. Il nido quanta vita c'ha? 1000 di vita, è la madonna. Questi c'hanno solo 600 di vita ognuno, gli Smilodon. Ok, dai, eliminati, perfetto. Distruggiamo il nido così evitiamo che facciano altri danni. Grotta di mammiferi, dimora di mammiferi come le tigri dei denti a sciabola. Ok. Forza che lo stiamo distruggendo. Questi qua sono buoni solo contro gli animali. Contro umani, veicoli ed edifici fanno proprio cagare, tranne l'eroe. Ok, dovremmo poter andare più avanti? No. Ah, ok, sono riusciti a rompere le rocce e a poter passare. E ora? Che succede? Non ci assaltare, non ci assaltare, piccolo, non ti abbiamo aiutato, non ti abbiamo fatto male. Ah, ok, allora, sì, bene, ora mi ricordo, era questa allora la tigre che quest'eroe cavalca. Perfetto, che gran figata. Veramente, che gran figata. Ok, allora andiamo tutti insieme allegramente. Allora, vediamo un attimino le abilità di questa Stina. Allora, livello 1, cavaliere molto veloce. Livello 2, aumenta la corazza per lancieri e guerrieri con asta vicini. Quindi questi qui. Dopodiché a livello 3 ipnotizza gli animali di un'unità a cavallo. Livello 4 tutte e tre le tribù ricevono il cavaliere Usmilus, quindi un guerriero sui tigri a denti a sciabola praticamente. E al quinto aumenta la corazza, combattimenti ravvicinati per le unità animali. Ok, quindi ha a che fare con la cavalleria e tutto ciò che cavalca un animale praticamente. Ok, qua che succede? La porta è chiusa e non è neanche dei nostri, non la possiamo aprire. Ah, e qua c'è il terzo, ok. Either there isn't one here or there are two of them. Where the bloody hell am I? Dobbiamo liberarlo, mi sa. E non sarà facile. Ladies first. E gli ha toccato il culo, oddio, pure. Ok, serve un diversivo per liberarlo. Che cosa facciamo, ovviamente? Anche è troppo prevedibile lanciare una pietra, però se funziona. Sì, funziona. Ok, va bene. Ok, un coltello, apriti qui. Perfetto. Esci di lì in fretta. Non ti fare beccare. Ok. Ah, e qua c'è il nostro arco. Perfetto. Ok, allora dobbiamo arrivare a liberare gli altri guerrieri qua in alto, perché da solo non è possibile affrontare niente e nessuno. Intanto saliamo di livello. Ok, allora Bila Andres Benedek si chiama, che nome. A livello 1 è un arciere eccellente. A livello 2 aumenta il raggio dei guerrieri dalla distanza vicini, quindi distanza dovrebbe essere con gli archi, una cosa del genere. Livello 3 arma speciale, fucile da cecchino. Ok, livello 4 i Norsemen ricevono un soldato con balestra, i Dustrider ricevono un lanciaveleno, il clan del drago riceve tiratore scelto, ok. E al quinto bonus al danno causato da armi dalla distanza, quindi archi, balestre, fucili, cose del genere, ok. Allora, liberiamo questi arcieri, perfetto. Allora, a te intanto ti utilizzo subito l'abilità, perfetto. Colpo da cecchino è potentissimo. Ok, eliminatelo in fretta con le vostre frecce, forza, così. Perfetto. Ok. Allora, vediamo. Sono... Eliminiamoli tutti. Ok, eliminiamoli tutti, oramai. Qui non sembrano essere qua sopra. Ok, questi sono gli ultimi e abbiamo conquistato il villaggio. Ok, eliminatelo in fretta, toglietelo dalla ciolla. Ok, è morto.
Ok, dovremmo aver... No, ci sono ancora soldati da liberare. Vi prego di perdonare, ragazzi, eventuali voci che avete sentito. Vengo disturbato di frequente ultimamente, soprattutto quando avviso mio fratello di non rompere la ciolla quando registro. Penso che mi capirete. Ah, sono dei lavoratori, ok. Aspettate un momento. Uccidi i barbari nelle vicinanze. Ah, ne erano rimasti due qua giù, non me ne ero accorto, perdonatemi. Vediamo se mio fratello non mi disturba ancora, ragazzi. Ok, eliminati, eliminati. Colpo da cecchino, così eliminiamo subito questo guerriero che è quello più resistente. Patuff, è morto. Ok, forza, eliminateli, eliminateli. Perfetto. Ok, avviciniamoci qui per fare la missione. Ok. Missione compiuta. E abbiamo pure tre lavoratori. We made it. We actually made it. Ok, e siamo liberi, siamo sani e siamo salvi. E abbiamo pure conquistato un villaggio. Watch out for the barbarians. This is a large tribe, and you only defeated a few of them up until now. Then I guess we had best be careful. Ok. E ora al lavoro per riparare praticamente il villaggio. Allora, servono risorse. Innanzitutto qualcuno che prenda il cibo. Tu mi prendi cibo. Tu mi prendi legna. Tu mi prendi pietra. Ok. Servirebbero altri lavoratori. Questi li possiamo portare qui. Ok, tutti i guerrieri mi sa che li possiamo mandare qui, perché poi dovremo andare dal lato alto per proseguire. Sì, qua c'è solo pietra e un'eventuale altra via. Ok, abbiamo un guerriero in più, magari mi costruisci una casetta, che male non è, così possiamo creare altri lavoratori. Ok, tu mi prendi altro cibo lì, cortesemente. If it turns red, you have to either find another site. Ok, tu mi prendi la legna lì. Tu hai costruito quello, perfetto, tra poco. No, mi vai a prendere la pietra. Ok, l'altro lavoratore me lo crea. Mettiamola qui, la bandierina. Creami qualche altro lavoratore che servirebbe, così possiamo iniziare a racimolare risorse più in fretta. Ok, perfetto, tu racimolami sempre pietra che... anzi no, legno. Quindi è meglio avere 4 lavoratori per ogni cosa. Ok, così abbiamo 4 lavoratori per il legno. 1, 2, 3, 4... No, su, 3... No, perché manca cibo, ok, quindi sì. Intanto ne abbiamo 4 per il legno, che ce lo prendono abbastanza in fretta. Tu mi vai a prendere cibo anch'esso in fretta. Voi qui eliminate tutti i guerrieri nemici che si osano avvicinarsi in automatico. Ok, anche tu prendimi cibo, così già siete 3. Ok, questo qui lo faccio salire ancora di livello, perfetto. Ok, questo è un altro, così sono già in 4 a prendere cibo. 1, 2 e 3. Ok, servirebbe costruire un'altra casa. Ah, ok, abbiamo già abbastanza legno, quindi teoricamente sì, possiamo costruire la dinofattoria piccola per creare tra i primi animali almeno i megaloceri, ovvero degli esploratori in groppa dei cervi preistorici. Ok, nel frattempo qui me li eliminano tanto tranquillamente, sono tanto bravi. Ok, tu mi vai a prendere la pietra con gli altri, ok amico? Ok, tu mi hai costruito qui, mi crei la dinofattoria rapidamente. Tu a prendere pietra con gli altri, così intanto già siete in 4. Perfetto, così abbiamo 4 a prendere la legna, 4 la pietra e 4 il cibo. E il resto ovviamente è l'unico che è rimasto, che costruisce. Poi mi dovrà costruire anche una bella casermuzza per avere alcuni guerrieri. Per ora finiscimi di costruire qui. Da qualche parte qui mi segna che c'è qualcosa, però non c'è niente qui, come se ci fosse un oggetto. Ah, qui. Aumenta le difese contro animali e unità a cavallo. Amuleto di osso. No, vabbè, neanche a tornare indietro a prenderlo non serve. Perché gli eroi a volte possono raccogliere degli oggetti, ragazzi, che ci possono dare dei bonus abbastanza significativi.
Ok, dai che così finendo la dinofattoria io posso intanto reclutare un po' di esploratori su megaloceri. 1, 2, 3 e 4. Perfetto. Allora qui c'è un guerriero che faccio salire di livello. Ok. Eliminatemi quegli infami, possibilmente in maniera molto molto rapida. Ok. I megaloceri, ragazzi, sono questi qui. Immaginateli con un cavaliere armato di spada, ecco, che ci sta sopra. Però tanto quello che combatte è sempre il cervo, perché quelle corna le utilizza alla fine. Ok, forza. Visto che ci stanno lavorando ad allevarne uno, c'è pure il cuccioletto qui che appare. Non appare con tutti, ma con alcuni appare il cucciolo. Che tenero. Ok, forza. Perfetto, manca l'ultimo. Quando manca qui, possiamo già salire di epoca, quindi a livello 2 il centro cittadino. Costruiamo qualche altra casa che male non fa. Ok, ecco pure il quarto. Ok, unità a cavallo debole, veloce, eccellente visuale. Sono delle unità di supporto più che di combattimento primario. Ok, forza con questa casa, nel frattempo qui si aumenta. Ok, me ne costruisci un'altra proprio qui, rapidamente. Penso che possiamo anche reclutare qualche guerriero alla fin fine, che male non fa averne qualcuno in più. 1, 2 e 3. Sì, almeno altri 3 guerrieri, tanto per averli. Anzi, lasciamo perdere i guerrieri. Non c'è modo di toglierli, porca miseria. No, vabbè, troppo tardi. Mi costruisci un'altra casupola ancora, amico, così tanto per sicurezza. Ok, intanto un megalocero lo faccio salire, l'altro pure. Non abbiamo abbastanza teschi che si ottengono commettendo omicidio, quindi uccisioni. Questi guerrieri li mandiamo qui. Ne mancherebbe uno. Eccolo qui. Ok, vai avanti. Abbiamo sbloccato teoricamente, però ci mancano 25 teschi. Un'abilità per i guerrieri. Ok, possiamo creare anche la biga, trainata dal megalocero, o il cinghiale. Ne creiamo giusto 3, così per averli. Tu puoi creare anche torri. No, però puoi creare la forgia per le armi. Ok, che si rivelerà utile. Ovviamente sempre provano ad attaccarci, però fanno sempre una brutta fine. Che ci attaccano a poco, ci attaccano, manco si organizzano nel modo giusto. Non lo dai un colpo di cecchino a quello laggiù, amico, così lo eliminiamo. Ok, forza, prima che lo... Pomme te, ok, eliminato. Ok, allora, ecco i cinghiali. Unità cavallo forte, sono dei cinghiali preistorici, ragazzi, che come vedete sono così grandi da poter essere cavalcati. E sono animali molto molto temuti. Anche qui c'è il cuccioletto, che carino. Allora, oh, possiamo prendere l'abilità. I guerrieri respingono i singoli avversari. Ok, la prendiamo. Qui c'è l'altro cinghiale. Potremmo salire ancora? Sì, ma ancora ce ne vuole, a voglia. Un magazzino non lo possiamo creare. No, però potremmo aumentare il danno delle armi del guerriero e i livelli difensivi del guerriero. Ok. Teoricamente no, a 700 non ci arrivano le risorse e il nostro costruttore non può creare magazzini, quindi mi sa che non possiamo potenziare di più il nostro centro epoca, cioè il nostro centro città, per questa missione. Però abbiamo già un bel gruppo di guerrieri cazzutissimi che ovviamente manderemo all'attacco. Però prima ci sono questi qui che devono raccogliere il cibo. Gli diciamo di uccidere questo megalocero, così ne prendono la carne. Ok, e penso che possiamo proseguire nella nostra avventura. Allora, la missione principale ci dice la minaccia dei barbari. Devi distruggere l'insediamento dei barbari. Se il centro città viene distrutto, hai vinto. Ok, quindi dobbiamo distruggere un centro città nemico che si troverà sicuramente da queste parti, presumo. Ok, ci sono anche i rinoceronti lanosi. Altri guerrieri che hanno mancanze, che fare uno. È buono morre, come diciamo in Sicilia. Buono morre, ammazzateli. Ok. C'è pure il tipico arciere di turno che va da solo al suicidio. Voleva suicidarsi a quanto pare. Ok, andiamo. Eccoci qui. Che figata il rinoceronte. Animale neutro, contrattacca se attaccato, erbivoro medio, veloce.
Rock and roll. Ok, allora distruggiamo innanzitutto questa caserma, così non reclutano più guerrieri. Anche velocemente, possibilmente. Ci sono anche i lavoratori che ci attaccano, eliminiamoli. Ok, veloce ad eliminare questo posto. Quanto c'ha? 4000 di vita. Ok, l'abbiamo già distrutto, per così dire, prima ancora che usciva l'arciere da lì. Forza, 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 che arrivano nemici. Ok, eliminateli. Un colpo da cecchino mi elimini questa lanciera qui, cortesemente. Perfetto. Ok, eliminiamo il centro città. Così abbiamo eliminato questi barbari vigliacchi. E qui mi sa che c'è qualcosa qua dentro, però, perché vedo una gabbia. Ci sono anche delle torri, mannaggia. Ok, forza che ce la potete fare. Abbiamo salito di livello anche due guerrieri, così fanno anche un po' di danno in più. Che dai una fucilata qui all'edificio, che fai sempre danno in più all'edificio. Patapuffete, ok. Eliminato, perfetto. Ok, credo che possiamo andare leggermente più avanti ora. Ok, che cos'è? La madonna, che cos'è quello? Non me lo ricordo, cos'è? Ora ricordo. Il titano triceratopo. Perché ogni popolo, ragazzi, ha un'unità titanica. Questi barbari, che poi sarebbe anche il popolo che stiamo usando al momento, hanno un triceratopo di dimensioni allucinanti. Se uscisse di lì, potremmo evitare il fuoco delle torrette ed eliminarlo facilmente. Però mi sa che non uscirà di lì, quindi proviamo ad eliminare queste torri quanto più rapidamente possibile. Anche perché c'è tanto un centro città poi da eliminare. Ah no, cacchio, si sta muovendo. Via, 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 via. Gambe, gambe, cacchio. Quello ci elimina tutti con due colpi. Questa è un'unità veramente potente, ragazzi. Però non capisco perché abbia metà vita. Non comprendo il motivo. Ok, forza ad eliminare questi soldati. Eliminatelo. Cacchiarola. Titano triceratopo. Non ricordo che esistesse nella realtà un triceratopo di queste dimensioni, ovviamente. Cioè, alcuni elementi del gioco, per quanto fighi, sono ovviamente fantasiosi, ragazzi. Poi era pesantemente corazzato, ma siamo riusciti ad eliminarlo. Eravamo in troppi per lui. Ok, forza, eliminate questi guerrieri molesti velocemente. Ok, forza, così, eliminateli. Potrei fare salire di livello ancora un paio di guerrieri. Perfetto, dai che fate più danno. Un altro colpo da cecchino alla torre, lì me lo dai tu, così la danneggiamo ancora di più. Perfetto. Eliminatemeli in fretta questi guerrieri, per favore. Hanno pure degli scudi parecchio possenti. Caccia della miseria, morite. Ok, eliminiamo questa torre qui, che è quella più danneggiata per ora. Sono saliti di livello altri due guerrieri, perfetto. Ok, una torre in meno. Un guerriero in meno, giustamente. Eliminiamo l'altra torre. Mentre che possiamo. Tu mi dai un colpo di fucile a quel guerriero lì. Ok, eliminiamo la torre. Veloci, veloci, veloci. Che se no qui ci ammazzano tutti. Ok, eliminiamo il cancello, così possiamo entrare e finire di eliminarli. Eliminate questo guerriero prima. Come vanno al suicidio uno a uno proprio? Non hanno istinto di sopravvivenza, meno male che sono guerrieri. Ok, forza che ce la potemo fare. Ok, il cancello sta cadendo, e anche in fretta. Eliminiamo oramai il cancello e poi eliminiamo questi guerrieri malsani che ci rompono la ciolla fastidiosamente. Ok, eliminate qui, che gli diamo un colpo da cecchino al cancello, così. Perfetto, eliminati. Sia loro che il tutto. Ok. Allora, attaccare, là c'è solo una casa, perché mi attaccate una casupola inutile? Ok, eliminiamo subito subito la caserma, rapidamente, amici. Rapidi, rapidi proprio. Veloci, prima che escano altri guerrieri di lì. Ok, dai che la stiamo finendo di eliminare. Le abilità purtroppo hanno un cooldown di qualche istante. Se no il colpo da cecchino sarebbe una delle abilità più forti, non solo per eliminare in pochi colpi i nemici, ma anche gli edifici loro. Forza. Eliminate quel lavoratore lì prima che scappi.
Eliminiamoli tutti. Ok, è rimasto uno qui, eliminatelo. Ok, allora è rimasto solo un guerriero qui e dobbiamo distruggere questo centro città il più rapidamente possibile. Intanto tu mi danneggi il centro città con il colpo da cecchino. Patapuffete. Ok, tutti ad attaccare il centro città in fretta, forza. Forza che così lo eliminiamo, dai. Ok, dai che ce la facciamo. Forza, colpo di fucile tanto per danneggiarlo un altro pochino. Perfetto così, dai che abbiamo vinto. Ok, perfetto. Ora divertitevi a distruggere, tanto abbiamo finito, quindi. Abbiamo in effetti combinato un bel casino. Now if we could only figure out where on earth we are. Che forza, quello sì, si arrostisce il dinosauro, si arrostisce. Avrei fatto lo stesso anch'io. I've spent my whole life gazing at the stars, but I've never seen those constellations before. Okay guys, what exactly can we conclude about this world? Other than the fact that the prehistoric animals have not died out here? I wouldn't call them prehistoric, not anymore. What are you two driving at? Maybe the dinosaurs never existed in earlier times. Ok, stanno realizzando ora che gli umani e i dinosauri come coesistono e la cosa non è normale. Are from animals that somehow managed to make it into our world. And just how the hell do you think that happened? The exact same way that we got here. Man, that all sounds a little weird, you know? Over the last few days, I have learned to accept quite a few weird things. Like, did any of you see a single flash of lightning during that storm? Huh? Well, no, I asked the Norsemen, and they don't even know what lightning is. So the question would seem to be, just how did we get here? Ancora una volta non stanno realizzando il bene, vabbè. Oh, chi è questo? There is a wise druid, the guardian of our legends, who lives on an island not far from here. If anyone can help you, it is he. You should go see him. Ok, ci aiuteranno perché noi abbiamo aiutato loro, va bene. E con questo si termina questo episodio, ragazzi. Questo primissimo episodio di Paraworld. Spero che vi sia piaciuto, ragazzi. Ne sto facendo una serie così per spezzare un po' tra Borderlands 2 e Fallout 4. Se vi è piaciuto, ovviamente, ragazzi, lasciate un bel mi piace e un bel commento. E vi ricordo che vi invito a condividere i miei video su Facebook, Twitter e quant'altro per aiutare il canale a crescere. Detto questo, da Valfair Games è tutto. Alla prossima!